Questo è Arnold e oggi lavora come fattorino. Oh. Avanti, più veloce Arnold, prima che il kebab si raffreddi. Ricorda solo di sorridere sempre e potresti ricevere una mancia. Che persone interessanti vivono qui. Immagino che siano orologiai. Oh. Sembra che riceverai una grossa mancia. Aspetta, che cos'è? Arnold, qualcosa mi dice che sei davvero nei guai. Avevo ragione, Arnold, questo non va bene. Quei ragazzi non sono orologiai, sono terroristi. E dal momento che hai dato da mangiare ai terroristi, ora sei uno di loro. E sei stato mandato in un posto da cui nessuno è mai scappato. La prigione di Guantanamo Bay. La prigione più brutale e sorvegliata del mondo. Arnold, non mi hai sentito? Nessuno è mai riuscito a scappare da qui, non ci provano nemmeno. Perché è impossibile. E se qualcuno osa anche solo provare a scappare, dovrà trovare il modo di superare porte metalliche spesse 20 centimetri. Percorrere un labirinto infinito di corridoi dotati di telecamere di sorveglianza. Combattere cani da guardia feroci. Superare l'altissima tensione di recinzioni elettriche alte circa 5 metri, attraverso fili a fisarmonica affilatissimi e oltre una decina di guardie in ogni settore. Attualmente in questa prigione sono detenuti 40 tra i criminali più pericolosi del mondo. E tu, amico mio Arnold, sei sulla lista. Congratulazioni! Tuttavia non ti è consentito parlare con nessuno di essi. Dopotutto ogni prigioniero è in isolamento rigoroso 24 ore al giorno. A proposito di tempo, è ora di pranzare. Vediamo cosa c'è nel menù di oggi. Va bene, cosa abbiamo qui? Hanno solo un piatto speciale della prigione, qualcosa chiamato Nutraloaf. Il Nutraloaf è un alimento punitivo a base di avanzi, senza il minimo accenno di sale o spezie. Oddio, questo mi fa venire voglia di vomitare. Non ho idea di come lo mangerai, Arnold. Quindi, non lo mangerai? Hai deciso di fare lo sciopero della fame in segno di protesta. Oh, e guarda, che carino. Con il pane hai creato una piccola amica bambolina che ti tenga compagnia. Ben fatto, Arnold. Ma penso che tu abbia reagito in modo eccessivo riguardo al cibo. Mi ero completamente dimenticato di dirtelo, ma Guantanamo Bay non è un luogo in cui si dà molta importanza ai diritti umani. Quindi, se qualcuno fa uno sciopero della fame, ad esempio, viene alimentato forzatamente con un tubo che viene spinto su una delle sue narici. Ok, quindi questo piano non sempre funziona. Ma non pensare nemmeno per un attimo che tutto questo sia finito. Un'intera gamma di torture ti sta aspettando. L'acqua, il freddo, la musica e la tortura elettrica sono tutte pratiche a Guantanamo. E la ciliegina sulla torta? È la privazione del sonno. Dopo solo pochi giorni di tale tortura, le tue funzioni cerebrali e muscolari si indeboliscono, i tuoi processi mentali rallentano e la tua volontà ora può essere facilmente spezzata. Dopo una settimana, a causa della mancanza di sonno, inizierai ad avere allucinazioni. Di conseguenza, Arnold, riesci a sentirmi? Arnold, sembra che tu abbia completamente perso la testa. Ora, che cavolo è quello? Wow, la tua amica del pane è venuta a salvarti. Arnold, sei libero. L'unica domanda è: dove ha preso un'arma laser ad alta potenza una bambolina del pane che cammina? Ah, come ti ho già detto, Arnold, sei fregato, amico.